Ecco qui con un manipolo di iscritti al cantiere. Allora, la cosa andava molto bene, però c'è un dibattito in corso, perché ovviamente noi siamo dei perfezionisti. Siamo perfezionisti anzitutto con noi stessi, prima che con gli altri. Allora, giustamente le cose sono andate molto bene, più di quello che ci aspettavamo. L'incontro sull'Europa, la presentazione del cantiere, è stato un momento, secondo me, di grande forza, però ci sono delle critiche, giustamente. Ci siamo un attimo, sono autocritiche. Sono autocritiche, che è quello che noi dovremmo mettere sempre come primo elemento di una funzione che è intellettuale. La funzione intellettuale, senza la funzione critica, non è funzione intellettuale. Questa è la cosa. Allora, dicevo che noi per primi dovremmo darci delle discipline. La prima disciplina è dialettica, dove dobbiamo esprimere dialogica e dialettica, esatto. Perché? Perché se tu hai un obiettivo, che è quello di far conoscere alcuni elementi sui quali innestare un dialogo, non puoi perdere tutto il tempo a spiegare quello che poi non ti fa fare il confronto. E quindi questo contraddittorio, ma Alessandro, tu sei d'accordo? Perché comunque questo dimostra anche il fermento, siamo un corpo vivo, non siamo morti. Allora, abbiamo provato a spiegare con parole semplici questioni complesse e al tempo stesso, diciamo, creare consenso intorno all'associazione, intorno ai temi trattati, però, che erano quelli di nostro interesse. Secondo me abbiamo avuto un discreto esito, tutto sommato positivo, con l'uditorio, e abbiamo cominciato ad attrarre i giovani, giovanissimi, che sono secondo me la nuova frontiera del cantiere, cercandoli di attrarre all'idea di Europa, un'idea di Europa di cui loro stessi devono diventare protagonisti, secondo me. Cioè, possiamo migliorare come cantiere, ce lo siamo sempre detti e stiamo cercando di farlo, non sempre, il cammino è così, il cammino ogni tanto sembra che hai fatto dei passi in più, poi c'è una scivolata, questa volta però non parlerei più di scivolata, però un cercare di forse rettificare alcune cose per migliorarle, partendo proprio anche dall'uso dei vocaboli, delle parole. Di impostazione. Allora Marco, tu che dici? Ma il problema è riuscire, è uno sforzo, una ricerca permanente, cercare di trovare il linguaggio per consentire un confronto con tutti su temi che da un lato sono molto tecnici, come il fiscal compact piuttosto che la difesa europea, piuttosto che la politica estera europea e la governance. Dall'altro, però, non confrontarsi con tutti vorrebbe dire violare la democrazia, ridurre gli spazi di democrazia. E del resto, questo qua, la democrazia, dovremmo fermarci a parlare di cos'è la democrazia. La democrazia è anche lì, come dici tu, è una parola ormai diventata troppo tecnica, quindi noi la dobbiamo riportare invece al significato originale, che è quello di dare la possibilità di parlare a tutti, però attenzione, tutti che abbiano capito quello di cui dobbiamo parlare, perché sennò si parla a vanvera, che è uno dei grandi problemi di questa società, usare le parole a sproposito o fuori contesto. Quindi non dico che la gente non abbia chiaro il senso della democrazia o il senso della libertà, che spesso si confondono, democrazia e libertà, governo e governance, non so, le stesse cose le hai detto te, identità e appartenenza, progresso e sviluppo, e soprattutto sogno o illusione. Allora, il sogno, lo dicevamo prima, è un progetto. Il progetto ha bisogno di elementi certi, le fondamenta, e su queste fondamenta tirare su, ahimè, la parola adesso è contestabilissima, per tirare su dei muri che indicano l'occupazione di certi spazi per certe esigenze. Io faccio un lavoro in cui tutto questo è determinante, perché faccio l'architetto. E quindi se noi non cominciamo a pensare a un progetto di Europa che sia un'architettura dentro la quale ci sia quello che serve a te più il bagno e a lui più la cucina, a me più la camera da letto che mi piace dormire e non solo, a lui che è un grande gourmet gli piace più la cucina. Tutto quanto non è possibile farlo con gli stessi spazi e con le stesse misure. Quindi questa è la sfida vera. La sfida vera è che tipo di Europa vogliamo. Quindi questa qui è diventata un'Europa su cui è noto che abbiamo un sacco di problemi. Conviene insistere in un progetto fallito che attiene a un sogno possibilmente realizzabile nel futuro e perdere tutte le nostre energie, tutte le nostre risorse oggi? No, io preferisco
l'abbiamo detto prima, a pensare al futuro. Il futuro sono i giovani, quindi hai ragione. Infatti c'è stato un intervento di questo ragazzo, Alessandro, cioè la cosa caratteristica del cantiere è che noi siamo in ascolto, quindi tutti quelli che intervengono, anche nel silenzio, anche negli sguardi, noi ascoltiamo, recepiamo, quindi è ovvio che ci siamo resi conto che l'interesse è stato tanto, perché si è intervenuto quello studente la sala era piena, e certo poi ci può stare lo sbadiglio, ci può stare quello che esce perché è un momento di noia, però questo per noi è un elemento di crescita, di miglioramento. In questo senso crescita e sviluppo vanno insieme. Perché? Perché in un altro contesto, in un'altra associazione, forse questo dibattito nemmeno si farebbe, perché avrebbero già detto sono andato tutto bene perché la sala era piena, sono stati bravi, comunque c'era Liberi TV che dà forza e visibilità con Gianni Colacione sempre al nostro fianco, e quindi Antonio, secondo te possiamo essere soddisfatti o no di questa giornata? Sì, sicuramente abbiamo toccato dei punti fondamentali, siamo stati convincenti. Mi collego a quello che un po' tutti abbiamo detto, in particolare l'ultima battuta dell'amico Carlo Pinzofer. Progettare per essere concreti che cosa, come convivere in Europa alla luce di un fatto che inevitabilmente un pianeta limitato non ci potrà che vedere in futuro con una convivenza mondiale. Allora un primo passo è l'Europa. Tutti quelli che fanno marcia indietro dall'Europa non pensano a se stessi, ma sono d'accordo con la perpetuazione del presente. Perpetuare il presente è la fine. Vuol dire che quelli che hanno hanno e quelli che non hanno sono fatti loro. Ma vogliamo scherzare? La cosa migliore è assolutamente quello che stiamo chiedendoci in cantiere. Cosa possiamo fare per dare un contributo di convivenza europea? Ecco, ci stiamo accorgendo quando parliamo che abbiamo bisogno della potenza dei giovani. I giovani sono fondamentali perché noi... La creatività che noi non abbiamo più. Bravo, perché siamo troppo appesantiti dal presente, e il presente ha un sacco di gente che non vuole assolutamente che si porti innovazione. Allora noi dobbiamo capire come scalzare tutti quegli interessi, privilegi, baronie eccetera ingiustificate assolutamente, perché altrimenti, signori, dopo ci starà solo peggio. Certo. Non pensiamo che le comunità di oggi possano durare a lungo, quindi il cantiere ha questo tipo di chiamiamola aspirazione che vuole essere fatta con umiltà, e come dice Pierpaolo, proprio insieme tutti, sapendo che tutto comincia dal rispetto dell'altro. Bravissimo. Tutto. È dall'origine delle parole, che non possono più essere usate in maniera personalizzata, autoreferenziale e soprattutto inutile. Perdiamo troppo tempo a discutere di cose su cui non merita veramente perdere altro tempo. Vabbè, è molto tranchant il nostro amico Carlo Pinzofer. Io la vedo leggermente diversa. Comunque abbiamo messo insieme varie aspirazioni, varie intelligenze, no? E quindi noi andiamo a parlare a tutti e anche a vari aspetti di un problema. L'abbiamo visto sul piano storico, l'abbiamo visto sul piano tecnico, l'abbiamo visto sul piano onirico del sogno come progetto. Abbiamo cercato di scandagliare lo stesso, però non come se fossero scompartimenti stagni, ma alla fine il puzzle si ricompone, cioè è un focus su determinati punti, andando a stimolare determinate parti della nostra intelligenza, ma in un unico cervello, no? Che è un termine mosaico. Quindi secondo me, rispetto a tante iniziative che si vedono oggi, che sono più blasonate, che sono più visibili, che sono più osannate e che sanno molto di vecchio, io penso che oggi invece abbiamo cercato di dare una spallata a certe situazioni, e poi si sa che alcuni contesti non ti permettono poi con la spallata effettivamente di abbattere la porta e creare l'accesso. Diciamo, però che non abbiamo neanche tanto tempo, vero Paolo? Pierpaolo? No, l'urgenza, l'intervento di Antonio è stato proprio su questo, sull'urgenza. Appunto, ho specificato l'urgenza, non vuol dire fretta, però dice facciamo di fretta, perché l'urgenza è, allora l'urgenza ha come fine l'uomo, l'essere umano, quindi è la salvaguardia dell'uomo. Perché c'è l'urgenza? Perché c'è da salvare
la parte umana, da qualcosa, e quindi è una motivazione, è un motivo l'urgenza, non è l'urgenza perché, diciamo, facciamo un esempio, la fretta è quando uno arriva alla stazione di corsa perché deve prendere il treno per andare al lavoro che non gli va o a scuola che non gli va, no? E arriva di corsa e magari lo perde oppure lo prende al volo. L'urgenza è quando uno arriva alla stazione con un'ora di anticipo ad aspettare la donna o la persona che ama. Andare dove deve andare. No, addirittura magari aspetta la persona che ama, esatto. No? Cioè l'urgenza non qual è? Dice ma come? Arriva fra un'ora, tu già stai qua. L'indispensabilità. L'indispensabilità. Noi siamo con un'ora d'anticipo, però non siamo disposti ad aspettare, ci diamo da fare. Aiutiamoci, è importante, insieme, la parola insieme. Signori, è fondamentale. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Liberi.tv.